c'è la massima attenzione del Viminale per la sicurezza nella capitale per via di due grandi eventi che si svolgeranno appunto nella giornata di Milano a Roma, nella giornata di domani a Roma, la Maratona Internazionale e il derby Lazio-Roma. Il servizio. Il match all'Olimpico e la Maratona di Roma. Tra l'allerta per il derby, le chiusure e le deviazioni del traffico, la capitale affronta due eventi in concomitanza e non sono eventi da poco. Almeno 1.000 agenti, forse più, su ordine del Viminale sono pronti per eventuali incidenti fra laziali e romanisti dopo la rottura di una Pax che durava da qualche anno e il riaccendersi di vecchie ruggini e dopo quanto accaduto fra tifosi del Napoli e i tedeschi dell'Eintracht. Massiccia presenza di forze dell'ordine in tutte le aree attorno allo stadio. I tifosi giallorossi, peraltro, sono reduci dal divieto di trasferta dopo gli incidenti sulla 1 con gli ultra napoletani. Con 42 chilometri da percorrere, la 28ª maratona di Roma costringerà a forti limitazioni, deviazioni, divieti del traffico, di arterie importantissime e di parcheggio, con inizio dai fori imperiali, passando per i luoghi più simbolici della capitale, dal Circo Massimo a Piramide, da vari tratti del Lungotevere al Colosseo, da San Pietro a Castel Sant'Angelo, al Foro Italico, Piazza di Spagna e arrivo di nuovo ai fori imperiali, si prevede un'invasione di 30.000 atleti iscritti, senza contare appassionati e fans da tutta Italia e dal mondo che verranno ad applaudire. Infatti, il 57% degli iscritti sono stranieri provenienti da 118 paesi: francesi, inglesi, americani, spagnoli, islandesi, israeliani, sudafricani. Quando la maratona sarà terminata, tutto si concentrerà sul derby. Chiara Cerqueti, Sky TG24.